Allegri. Stoppa a spalle la porta, si l'alza. Poi apre per il compagno sulla destra, la mette al centro e arriva in spaccata a Turi, che riesce a impattare il pallone, metterlo in fondo al sacco. È 1-0 Magabar. Non riesce a dare potenza però a Turi. Di testa a cercare Jegri, pasticcio un po' col pallone Martini, e Jegri a tu per tu con l'estremo difensore, non perdona, raddoppia il Magabar. È 2-0. Il cross allontana dalla retroguardia. Atturi, finta di corpo, si libera di Martini. A tu per tu col portiere. Ancora Atturi, incrocia con il destro. 3-0 Magabar. Palla senza difficoltà all'estremo difensore, che poi rilascia a Bugri. Di petto a cercare De Franceschi. Prova col sinistro. Attentissimo Lucci sul suo palo a mandare il pallone in corner. Palla verso Leonardi. Stop e calcia. Una bordata sotto la traversa. Ferma la difesa del Kurzawa, 4-0. Parte di Ofebo, apre il piattone sotto l'incrocio dei pali, 4-1. Rimane vivo il Kurzawa. Bugri la mette giù, si la alza, prova la rovesciata, trova il gran gol. Il Kurzawa accorcia le distanze, 4-2. Parte con Lucini, una bordata, si distende della Salandra, non ci può arrivare. Magabar 5, Kurzawa 2. Cross al centro, ancora Bugri, ancora in rovesciata, le prende tutte, accorcia di nuovo il Kurzawa, è 5-3. Bugri, spalle la porta, tiene il pallone, ne ha due addosso. Prova a costruirsi lo spazio per il tiro. Chiude il piattone sul primo palo. Adesso torna in partita il Kurzawa. 4-5. Della Salandra, lunga da Bugri. Ennesimo stop, spalle alla porta. Ennesima rovesciata, Lucci con le mani. Non è finita. Dio Febbo finisce a terra. Arriva il fischio arbitrale. Calcio di rigore per il Kurzawa. Parte di Ofebo, c'era quasi arrivato Lucci, imparabile l'esecuzione del numero 4, pareggia il Kurzawa, 5-5. Ci aspetta un'ultima frazione di gara infuocata sul 5-5, agonismo alle stelle. Jegri, spalla alla porta, si gira e calcia, torna in vantaggio il Magabar, 6-5. Parte a Turi, una rasoiata, 7-5. Prova ad andare via in mezzo a due, viene messo giù da Turi, non c'è fallo. Può andare a tu per tu con Della Salandra, ancora Turi. Prova a saltare l'estremo difensore, colpisce la traversa, arriva in tapin Urso, che a porta vuota spinge il pallone in rete. Forse il gol che decide l'incontro, è 8-5. Il cross si coordina, che gol di Bugri, forse riapre l'incontro, 6-8. Sempre lui prova a far impattare il pallone sul difensore, la palla si spegne sul fondo e arriva il triplice fischio. Il Magabar vince contro il Kurzawa per 8-6 e vola in semifinale.